some of the old songs. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale Times Gadget. Come molti di voi sapranno, in questi giorni sono a New York, e sono a New York fino al 28 ottobre, e sono qui oggi al Central Park per, come l'ho scelto come luogo, perché è un simbolo di New York, è bellissimo, per recensire un telefono che ho portato con me in viaggio in questi giorni, ed è un telefono davvero molto bello, ecco perché ho scelto un luogo così bello, si tratta dell'Honor 9. Ringrazio l'azienda prima di tutto per avermi mandato questo sample da recensire, da provare, da testare. L'ho portato con me, anche l'ho usato prima del viaggio e l'ho portato anche con me qui in questi giorni a New York. L'ho utilizzato un po' in tutti i modi, l'ho utilizzato anche in maniera più stressante rispetto a quando lo utilizzo anche in città da me, perché comunque l'ho utilizzato per mappe, l'ho utilizzato per email, per tante altre cose, ho diversi gruppi WhatsApp e comunque scrivono davvero tanto e quindi ha drenato anche un po' la batteria, ma soprattutto è stato l'utilizzo intenso del GPS, è la cosa che in più ho utilizzato in questa città, nella Grande Mela, tramite City Mapper, maps.me e chiaramente Maps di Google, quindi l'ho stressato abbastanza e oltretutto ho utilizzato la doppia fotocamera posteriore. Un plus non da poco per questo telefono, davvero ragazzi, mi è piaciuto sotto tanti aspetti questo Honor 9. Adesso infatti voglio farvi vedere un po' più nel dettaglio tutte le specifiche tecniche, tutte le caratteristiche, il design, e vi voglio parlare anche un po' di come si comporta sia a livello di batteria ma sia anche a livello di fotocamera. Andiamo a vedere insieme. Eccoci qua ragazzi con il nostro Honor 9. Come punto di partenza direi di parlare subito del design, che è la prima cosa che salta all'occhio di questo bellissimo telefono. Devo dire, un telefono che ha un design molto molto elegante, si tiene molto bene in mano, ha una linea, ha un'ergonomia davvero studiata molto bene, non è molto grande, quindi si riesce a utilizzare molto bene con una mano. Io qui ho con me scusate, mi sta arrivando una chiamata da quest'altra parte, l'attacchiamo subito. Ho qui con me il mio Galaxy S8 e devo dire, come vedete, le dimensioni sono le medesime, forse un pelino più alto l'S8 ma un pelino più largo l'Honor 9. Che cosa cambia tra i due a livello di usabilità? Beh, cambia che l'Honor 9 abbiamo uno schermo che è più piccolo, leggermente più compatto, e devo dire, se da una parte sfrutta meno la parte anteriore del telefono, la scocca anteriore, devo dire dall'altra si riesce a tenere davvero molto bene una mano, si riesce a gestire tutto con una mano in modo davvero molto semplice. Prima di tutto su questo terminale, sì, ok, non abbiamo un design come l'S8, come il V30, come i nuovi terminali di oggi, però abbiamo il sensore di impronte digitali posto qui davanti, un sensore che funziona benissimo ragazzi, è velocissimo. Io delle volte riesco a sbloccare il telefono perfino in tasca, perché quando lo vado a prendere poggio in questo modo e vedete come si sblocca subito. Non dobbiamo fare nient'altro, dobbiamo solamente appoggiare il dito e il sensore sblocca il telefono, quindi un sensore velocissimo che devo dire è fra i più veloci del mercato. Parlando sempre di design, non possiamo non andare a vedere questa leggera smussatura del vetro sulla parte posteriore, molto molto bella, elegante, e soprattutto dona, come nel Note 5, nel vecchio Note 5, anche una migliore ergonomia, perché non essendo stando davanti ma solamente dietro, riusciamo come a prenderlo meglio, riesce diciamo ad accompagnare la forma della mano, la presa. Sulla parte perimetrale troviamo un frame in metallo, in alluminio, molto bello anch'esso, resistente, non si graffia facilmente, io lo sto utilizzando sprettamente senza cover questo telefono e devo dire mi sono trovato decisamente bene, anche portarlo nello zaino in tasca con altre cose e non si va a graffiare. Sulla parte destra troviamo il bilanciere, il volume, il tasto per blocco e sblocco del telefono, carrellino della SIM per la micro SD ed espansione memoria. Sulla sinistra abbiamo ben fino a 256 GB, 200 GB se non sbaglio, di micro SD, 64 GB di ROM interni, ben 6 GB di RAM internamente e che processore Kinel 960. Nella parte superiore troviamo la porta infrarossi, comodissima, perché non capisco il motivo per cui tanti altri telefoni l'hanno tolta, ma questo qui ce l'ha e lo possiamo utilizzare come telecomando in alternativa per il televisore, per il videoregistratore, per, anche se non sbaglio, per amplificatori e condizionatori, quindi una cosa davvero molto molto intelligente e utile soprattutto quando siamo in casa o uno studio. Chiaramente sensore per la superfissione dei frusci e dei rumori esterni per le chiamate. Parte inferiore abbiamo il jack 3.5, fortunatamente Honor su questo modello ha mantenuto questo jack 3.5 perché io lo adoro, anche perché delle volte mi capita di dover ricaricare il telefono, di sentire la musica e non lo posso fare, se a meno che non abbiamo delle cuffie Bluetooth.
USB Type-C e cassa audio. Cassa audio si sente bene, devo dire, anche all'aperto, non è fra i migliori sul mercato, però sì, ha un buon audio, pulito, e poi ha un buon volume, anche, anche all'aria aperta, anche all'esterno. Sulla parte frontale, oltre al sensore, troviamo i due pulsanti soft touch che possono essere anche disattivati e possono essere switchati. Non li possiamo vedere a vista, non sono a vista sempre, ma si accendono due LED o rossi o blu, a seconda poi di quello che vediamo, man mano che noi li utilizziamo. Quando li spingiamo si accende la lucetta. Sulla parte superiore abbiamo la cassa auricolare, scusa, non mi viene il nome, e il sensore di prossimità, luminosità e camera anteriore. Allora andiamo a sbloccare il telefono, così faccio vedere anche, visto che siamo sotto la luce diretta del sole, un po' come si vede. Devo dire, si vede bene, forse sotto la luce diretta riflette un po' tanto, e delle volte può dare fastidio questo effetto molto specchiato che abbiamo sulla parte inferiore e sulla parte superiore. Quando lo utilizziamo, diciamo, abbiamo questo effetto specchio col sole, delle volte può leggermente dare fastidio, però comunque si vede bene. Forse qualcosina in più l'avrei aumentata, una tacchetta in più l'avrei aumentata la luminosità, perché sotto proprio la luce diretta del sole facciamo un po' fatica, però è un bel display. Abbiamo una risoluzione di 1920x1080 pixel, dei colori davvero molto vivi, un display, come dicevo, si utilizza benissimo con una mano, è molto molto reattivo il touch, e come interfaccia abbiamo un'interfaccia rinnovata di Honor, che sicuramente, come vedete qui sotto, abbiamo finalmente, ma non è solo su questo Honor, ma anche della versione precedenti, si può finalmente installare il drawer. Possiamo scegliere, ve lo faccio vedere proprio dalle impostazioni, andiamo qui, andiamo a schermata stile, possiamo scegliere o la schermata standard, quella che ormai ci ha abituato Huawei e Honor fin dall'inizio, quindi senza almeno applicazioni, tutte le applicazioni vengono installate direttamente sulla home, e poi invece possiamo avere il drawer al di sotto nella seconda opzione, con, scusate ragazzi, con il quale poi possiamo, diciamo, avere un'interfaccia molto più simile agli altri telefoni attuali sul mercato. Quindi per chi viene da altri telefoni, devo dire, è una cosa in più, e devo dire è un pregio, è un plus, perché si ritrova un'interfaccia abbastanza simile, abbastanza familiare, ed è più semplice per prenderci la mano. Una serie di impostazioni, ma andiamo a vedere adesso che tipo di versione di EMUI abbiamo. La 5.1, abbiamo la versione di Android 7.0, come dicevo Kirin 960, la memoria è tanta, 64 GB, devo dire sono tanti, sono rimasto soddisfatto di questa cosa. La fotocamera non occupa tanto spazio, comunque 64 GB sono davvero tanti, li possiamo gestire come più vogliamo. Abbiamo la possibilità di gestire una doppia SIM, infatti ecco perché vi stavo parlando della memoria, possiamo avere una doppia SIM che possiamo andare a installare al posto della memoria esterna, della micro SD, scusate, per l'espansione di memoria. Quindi davvero molto buona questa cosa. Io adesso non ho la SIM americana su questo telefono, e ora sono attaccato alla rete di AT&T. Passando al reparto Bluetooth, Wi-Fi, dati mobile, connessioni ci sono tutte, abbiamo anche l'NFC, l'audio si sente bene, abbiamo la barra di stato che può essere un po' modificata, può essere personalizzata. Io sto facendo vedere anche un po' tutte le altre funzionalità che forse molti di voi non sanno se non hanno un Honor o se non hanno un Huawei. Qui possiamo andare a personalizzare la barra di navigazione, possiamo decidere se di abilitare o disabilitare i tasti laterali, oppure gestire tutto con il sensore, con il pulsante principale, cosa davvero molto molto buona e soprattutto molto utile. Potrebbe essere un'opzione che ci facilita e ci velocizza anche l'utilizzo con una mano. Chiaramente grande libertà e grande flessibilità anche di personalizzazione grazie ai temi, che abbiamo l'applicazione installata temi, che ce l'abbiamo qui, adesso ve la trovo. Temi ci sono davvero tanti, possiamo personalizzare come più vogliamo il nostro telefono, poi ci sono anche davvero dei bei temi. Chiaramente libera personalizzazione anche sulla home. Nelle impostazioni possiamo andare ad abilitare il layout della home 4x5, 4x4, l'alimento automatico, tutta una serie di impostazioni che poi voi potete andare a vedere voi con calma con il telefono. Io non voglio perdere tanto tempo in queste miriadi di impostazioni. Passando alle chiamate, capsula auricolare, le chiamate, tastierino telefonico, come vanno? Il tastierino telefonico, devo dire, va bene, è buono, intelligente, riesce a trovare bene gli ultimi numeri che abbiamo chiamato, riusciamo a gestirlo e riusciamo anche a richiamare i numeri che vogliamo, quasi sempre ci indovina, quindi non ho trovato alcun tipo di problema. L'audio in chiamata si sente bene, non è dei migliori, però è davvero un ottimo audio, e ci sentono bene anche dall'altra parte.
qui non sto qui adesso a farvi la chiamata di esempio, perché vi faccio vedere direttamente un video adesso. Vado sul sul canale, anzi no, perché vi accendo, scusate un attimo ragazzi, ma non ci ho pensato, vi accendo il router wifi del telefono, del mio telefono, così ve lo collego a internet e vi faccio vedere qualche video di YouTube e soprattutto anche vi faccio sentire l'audio. Allora, eccoci qui, siamo riusciti ad agganciare, l'ho agganciato alla wifi mia del telefono, dato che ho la sim di lì sul lato telefono che ha 10-15 giga di internet, quindi ho la connessione abbastanza illimitata quasi e quindi riesco a gestirlo anche in questa maniera, quest'altro, il secondo telefono. Vi faccio vedere, vi faccio sentire l'audio e faccio vedere anche un video, così vi dico, vi parlo un po' dell'audio e vi parlo anche un po' del display. Allora, alziamo l'audio multimedia e andiamo con il video. In questo caso qui potete vedere sia l'audio, potete sentire sia l'audio, ma anche poter vedere il display sotto la luce del sole, come si vede anche con i video. Allora, l'angolo, l'angolo di visuale è, diciamo, vedete, sentite l'audio anche. Allora, l'audio è buono, si sente bene, si sente abbastanza forte, non abbiamo grandi bassi, però devo dire è un buon audio per questo telefono. Il display vira un po' i colori quando lo andiamo a girare un po' troppo. Adesso qui veramente riflette davvero tanto, però devo dire che sul bianco o sul nero, soprattutto sul bianco, il display vira un po'. Non è un AMOLED e quindi va a virare e abbiamo questo, vedete, questo effetto di colorazione che un po' va a scendere, va a cambiare un po' la colorazione, ma proprio quando andiamo su un angolo pari quasi a 180 gradi, quindi è una cosa anche un po' innaturale, non penso che tutti voi vedete il telefono in questa maniera. Però, parlando proprio di display, non posso far altro che andare nella galleria, così faccio vedere un po' di foto, un po' di immagini e parliamo anche della fotocamera. Doppia fotocamera posteriore, abbiamo una fotocamera che riesce a scattare anche con uno zoom 2x, scatta decisamente bene. Devo dire, mi ha soddisfatto sotto tanti punti di vista. Questo qui ho usato due foto, ho scattato e ho usato lo zoom 2x. In questa maniera è senza zoom, in quest'altra è con lo zoom 2x. So che qui abbiamo un po' talone nel sole perché stavamo in conto luce, quindi non sono foto proprio semplici. Così è un piccolo video che ho fatto, vi faccio vedere un po' anche com'è il video. La stabilizzazione ottica è buona, devo dire, non mi sono trovato male. Forse di sera pecca un pochino la videocamera. Ho fatto alcune foto, alcuni video anche di sera e devo dire non sono dei migliori. Ecco perché questo telefono, come vi dicevo inizialmente, mi sono trovato bene su tanti aspetti, non ha tanti nei, ma devo dire qualcosa da ritoccare per quanto riguarda il reparto fotografico, devo dire ce l'ha. Prima di tutto, ecco, mi sono soffermato su questa foto per farvi vedere l'effetto bokeh. La fotocamera anteriore è molto buona, abbastanza luminosa, riesce anche a non ha difficoltà quando ci sono dei controluce o quando, non lo so, abbiamo delle parti in luce e delle parti in ombra sul retro, non fa fatica. Però ha l'effetto bokeh, l'effetto portrait, che a me piace parecchio, piace tanto, però purtroppo questa fotocamera non riesce a riconoscere sempre, non riesce a delineare diciamo, i bordi perimetrali del soggetto in primo piano. Guardate il cappuccio come l'è andato a sfogare, perché non ha riconosciuto come soggetto o comunque elemento in primo piano, quindi insieme al mio viso. Anche qui vedete come il mio giubbotto sia leggermente col cappuccio sfogato qui sul bordo, mentre in questa zona si è messa a fuoco. Abbiamo questi piccoli difetti che secondo me sono solamente difetti software, quindi secondo me con un aggiornamento l'Honor risolverebbe il problema e spero che lo risolva, perché è una buona fotocamera. Vi faccio vedere anche una foto scattata con la fotocamera anteriore senza effetto bokeh. Ecco, questa qui è quella che ho postato anche su Instagram e vi ho chiesto anche a voi un parere, come vi sembrava la foto, che cosa ne pensavate. Io, quello che ne penso io, devo dire, è un'ottima foto, mi è piaciuta parecchio. Guardate anche le zone in ombra, le zone in luce, come sono ben definite. Non abbiamo grande perdita di dettagli neanche sui bordi, neanche sugli angoli. Un buon telefono, devo dire, delle fotocamere che mi hanno soddisfatto. Questa qui è un'altra foto che ho fatto con la fotocamera però posteriore, in due foto, in due step, con
l'angolazione con l'angolo, senza zoom, cioè scusate, con la fotocamera classica, quindi in questa maniera conto luce, e questo io l'ho fatta invece con lo zoom 2x. Chiaramente abbiamo la possibilità di andare a zoomare oltre 2x, però andiamo oltre l'ottico, andiamo con lo zoom digitale e quindi le andiamo a perdere chiaramente definizione, andiamo a perdere la risoluzione della foto. E per quel motivo che io non vi consiglio mai di andare a zoomare sulle foto, a meno che non avete un zoom ottico o a meno che non vi serva necessariamente uno zoom per la foto, di andare a zoomare col pinch to zoom, a meno che non abbiate, ecco, una seconda fotocamera, perché comunque perdete tanto la risoluzione e la definizione delle foto. Avrete sicuramente visto che è possibile, e l'ho apprezzato davvero tanto, soprattutto perché abbiamo dei bordi che sono uguali, hanno la stessa larghezza, tenere il telefono in landscape anche per quanto riguarda la home. Devo dire, un'implementazione che io trovo utile, intelligente, perché delle volte spesso, per esempio, siamo su YouTube, vediamo i video in modella port, in modella landscape, e poi andiamo a tornare alla home e dobbiamo rigirare il telefono, e dopodiché lo dobbiamo rigirare, ruotare di nuovo se nel caso abbiamo qualche altra applicazione vogliamo mantenere e vedere utilizzare in modalità landscape. Quindi una funzionalità davvero molto molto interessante. Per farvi vedere un po' la tastiera, anche se non c'è tanto da dire sulla tastiera, vi faccio uno scroll del gestore di pagine Facebook, di Facebook e di Instagram. Andiamo qui su un po' i social network di oggi, faccio vedere anche un po' come girano. Devo dire, il processore Kirin 960 si comporta decisamente bene, è abbastanza fluido. Ah, ok, qui non ho fatto neanche più l'accesso perché l'avevo riformattato in questi giorni per alcune cose, ma si comporta bene. Vi faccio anche vedere un po' la tastiera, fa girare il telefono davvero velocemente, e considerate che ho ancora aperto tutte le applicazioni che ho aperto fino ad ora, vi ho fatto vedere, quindi non le ho mai chiuse. Questo qui anche per farvi rendere conto di come si comporti il telefono sotto stress. Vi faccio vedere la tastiera, che si utilizza benissimo. Io personalmente utilizzo quella di Google, preinstallata trovate quella, la Swift Key, che devo dire non mi piace tanto, non sono un amante di quella tastiera, non la preferisco, non mi piace il layout secondario, quella dei numeri, quindi preferisco impostare questa qui di Google. Abbiamo il gestore file su questo telefono, utilissimo ragazzi, per me è una cosa fondamentale la gestione file, perché tramite pen USB, tramite comunque lo scambio di file, mi rimane molto più semplice gestire i file in questa maniera sui telefoni, soprattutto quando sono in viaggio e devo fare un passaggio di file da telefono a tablet, o comunque ho altri file scaricati in PDF e mi organizzo le cartelle in questa maniera. Mappe GPS, come dice inizialmente, vanno benissimo. Il GPS riprende al volo la posizione, non è fra i più veloci, però è abbastanza veloce, l'ho utilizzato senza alcun tipo di problema. Anche quando passiamo da 2G a 3G a 4G, il telefono non fa fatica. Io l'ho provato anche con la SIM americana e devo dire non ho assolutamente faticato ad utilizzarlo in questi giorni. Ho utilizzato qui la T-Mobile, quindi per chi di voi, non so, deve venire in America, la T-Mobile va molto bene, ho acquistato la SIM americana direttamente su Amazon e devo dire è un gestore che mi ha permesso fino ad oggi di collegarmi un po' ovunque. Il telefono è molto veloce nello switch. La gestione telefono, chiaramente possiamo andare a gestire il telefono un po', a ottimizzare tutto quello che è la pulizia del telefono interno, ottimizzare un po' la RAM, il processore, possiamo andare a settare i dati mobile, il filtro molestie, a gestire la batteria. Diciamo che è un'ottimizzazione che l'hanno introdotta proprio in primis le aziende cinesi, e quindi non mi sorprendo di avere un reparto abbastanza completo. Le autorizzazioni, scan antivirus, ma adesso andiamo alla batteria. La batteria è un altro punto di forza di questo telefono, prima di tutto perché abbiamo due risparmi energetici, l'ultra e modalità risparmio energetico normale. Quella in modalità risparmio energetico normale vi permette di ottimizzare ulteriormente il telefono, ma senza andare a togliere tanti parametri, tante funzionalità del telefono. Quello ultra, bene o male, vi aumenta di tanto la batteria, l'autonomia, ma vi consiglio di attivarlo solo in caso extremis, che non so, siete fuori, siete in giro, per esempio come in questi casi, avete su un solo telefono, lo dovete utilizzare perché vi serve di fare una chiamata. Ecco, a quel punto vi consiglio di impostare l'ultra, perché comunque vi toglie anche le connessioni. Poi di qui abbiamo tutta un'altra ottimizzazione, il livello di consumi, la percentuale di batteria, il risparmio a bassa risoluzione, la pulizia alla schermata di blocco, quindi tante altre parametri che ci permettono comunque di arrivare a fine giornata. La batteria senza risparmi energetici, l'ho testata in questi giorni, devo dire si comporta bene. A me mi ha permesso tranquillamente di arrivare fino a dopo cena, quindi senza alcun tipo di problema per quanto riguarda anche questo reparto.
Quindi ragazzi, secondo me è un telefono che è da premiare non proprio a pieni voti per alcuni nei, però devo dire, per me risulta uno dei migliori sulla sua fascia di prezzo. Il prezzo ufficiale di vendita è quello con cui è stato lanciato dall'azienda a inizio metà giugno, dove questo qui è stato presentato all'incirca metà giugno, è di 499 euro. Oggi si trova come prezzo street price anche sotto i 450, intorno ai 400 euro se non sbaglio, gli ultimi annunci che ho visto. Un telefono che vi posso consigliare vivamente ragazzi, perché è davvero performante grazie alla batteria, grazie alla doppia fotocamera, grazie al flash integrato che fa un ottimo lavoro, è bello da tenere in mano, ottimi materiali. Le colorazioni disponibili sono questa blu molto molto elegante, la nera e mi sembra c'è anche la rossa, però non vi so dire con sicurezza sulla rossa perché non mi ricordo bene. Comunque un telefono completo su tanti tanti aspetti, molto fluido, veloce, con una buona autonomia, sensore di impronte digitali che va alla grande, fotocamera frontale va alla grande, peccato solo per l'effetto bokeh, che è sicuramente con un aggiornamento si potrà risolvere quel piccolo problema di sfocatura, ma un telefono che intorno ai 400 euro devo dire è, non vi dico un best buy ma quasi, perché è davvero un ottimo device. Nella confezione di vendita, adesso non ce l'ho ragazzi perché l'ho dovuta lasciare a casa, trovate anche, prima che mi scordo, una cover di plastica trasparente insieme chiaramente il caricabatterie e le cuffie auricolari. Le cuffie dal jack si sentono molto molto bene, la musica, con la musica non avete problemi, poi la potete gestire comunque come più volete. Comunque buono anche, cosa mi ero scordato di dire, l'audio da cuffia. Ragazzi, dopo aver visto questo telefono sta a voi la scelta, se avete qualche dubbio mi raccomando scrivetemi qui sotto. Per qualsiasi domanda io vi rispondo non appena posso, scusate se in questi giorni non sto rispondendo proprio subito, ma con gli impegni e con il fuso orario di New York delle volte mi passano le giornate e delle volte vi rispondo anche durante la notte, dato che abbiamo 6 ore di differenza. Comunque ragazzi, voi lo sapete, non appena posso io rispondo, chiedetemi qualsiasi cosa, sono sempre a vostra disposizione. Se vi è piaciuto il video metteteci un like qui sotto, mi fa molto piacere, scusatemi se mi sono dilungato forse un po' troppo, ma volevo parlarvi approfonditamente nel dettaglio di tutte le funzioni di questo telefono, perché l'ho testato davvero tanto in questi giorni. Se vi è piaciuto il video mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale, perché stanno arrivando tanti altri video di gadget che non solo farò qui in New York ma anche quando tornerò, perché ho altri gadget e accessori da recensire per questi telefoni, per smartphone e anche per zaini. Quindi mi raccomando ragazzi, segnatevi numerosi e accendete le notifiche. Un saluto a tutti ragazzi da Pier Giorgio Times Gadget e buona giornata a tutti.